Ci sarà sicuramente un altro di quei cosi luccicanti in giro. E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriel Host e benvenuti in questa nuova recensione. Sto facendo per voi un altro nuovo video. Questo gioco della PlayStation 4 si chiama Crash Bandicoot 4 It's About Time. Vi farò vedere questo livello in modalità invertita. Capite? Questo livello si intitola Strada bloccata. Siamo nella preistoria, capite? Questa è la dimensione Egyptus che si svolge 88 milioni di anni prima. Bisogna saltare sulle teste dei dinosauri. Questi dinosauri con i colli lunghi sono i brontosauri. Così vi ricorderete i nonni di Piedino della Valle Incantata. Avete visto? È uscito fuori dall'uovo un dinosaurino. Non dimenticate che noi siamo nella preistoria. Non siamo a Jurassic Park, siamo nella dimensione Egyptus, capite? E poi non siamo alla ricerca della Valle Incantata. Il personaggio giocabile che stiamo usando è Dingodile. Bisogna aprire quel passaggio, capite? Dobbiamo usare il barile di tritolo, il barile TNT. E poi stiamo attenti anche alle bolle acide che escono fuori. Il creatore ha sbagliato a disegnare, a colorare. L'acido doveva essere verde, non blu. Bisogna sempre colpire questi dannati insettacci e poi bisogna stare attenti alle piante carnivore quando sputano acido. Tanto tempo fa la Terra era dominata dai dinosauri, erano animali assai enormi. Nessun uomo si sarebbe sognato di infastidirli, anche perché gli uomini ancora non esistevano. Voglio farvi ricordare che questi dinosauri c'erano già tanto tempo fa. Poi sono scomparsi 65 milioni di anni fa, perché un meteorite gigante colpì la Terra e li ha fatti estinguere. Facendo questo livello con i dinosauri sono felice e contento. Ricordatevi che io e mio fratello Alex Costa amiamo i dinosauri. Da quando ce li ha fatti vedere Piero Angela e suo figlio Alberto Angela. Perché tanti anni fa alla Rai c'era un documentario che si intitolava Il pianeta dei dinosauri. Ma ora non ci distraiamo, concentriamoci. Devo fare questa linea temporale con Dingodile. Devo riuscire a completare questo livello col titolo Strada bloccata, ma lo facciamo con la modalità invertita. Bene, e finiamo la parte di Dingodile. Oh, è ora di andare a casa. Certo che è ora di andare a casa. Ed è qui che eravamo interrotti, capite? Questo muro aveva bloccato la strada per il tirannosauro. Noi dobbiamo correre e scappare per non farci mangiare. Ecco, finiamo alla svelta il livello e facciamo in fretta. Non voglio arrivare tardi, non voglio far durare tanto la recensione. Il bonus non ve lo faccio vedere, dopo difficile e complicato. Ecco. Vediamo gli stiracosauri. Gli stiracosauri assomigliano un po' ai triceratopi. Bisogna scappare via dal tirannosauro Rex. Non voglio farmi mangiare dal T-Rex, il re dei dinosauri. Ce n'erano tanti videogiochi con i dinosauri, ragazzi. C'era anche Dino Crisis. Mio fratello lo faceva sempre nella PS1, è vero? Qui è tutto cambiato, ragazzi. Con la modalità invertita tutto è cambiato. È strano questo sfondo. Siamo su un foglio di carta. Un po' si vedono le immagini bianche e poi ci sono state alcune matite colorate che hanno colorato
tutto, hanno colorato qualsiasi cosa. Ecco, ora c'è la parte più difficile, la parte più noiosa e non mi riesce a superare. È questa qua della lava. Cado tante volte nella lava e muoio un casino di volte, tante. Niente, non si riesce a passare, si perde in continuazione. Ma perché non mi fanno vincere? Vedi, appena metto piede, la piattaforma va via subito, però. Bisogna stare attenti anche alle bolle laviche. No, finalmente abbiamo superato la lava. Era difficile. Non mi piace attraversare il lago bollente di lava. Ora bisogna scappare via dal re dei dinosauri, Tirannosauro Rex. Certo, il tirannosauro con quei denti è molto spaventoso e pauroso. Oh, abbiamo finito il livello. Il tirannosauro finisce nella lava e muore. E così finisce anche questa linea temporale. Siamo riusciti a completare questo livello di Crash Bandicoot 4 It's About Time. Abbiamo completato la linea temporale con il titolo Strada Bloccata. Bene, per oggi è tutto. Grazie a tutti per la visione. Un arrivederci e grazie per avermi seguito. Continuate così, ogni video recensisco. Iscrivetevi.